da vomitare, veramente da vomito. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Roma-Lazio. La Roma vince il derby 3-0, il derby di ritorno, una partita che la Lazio si è dimenticata di giocare. Ecco, sarà più semplice del solito per me commentare questa partita in maniera lucida, perché ho iniziato ad elaborare la sconfitta già dal secondo minuto. Dal secondo minuto, ecco. Questa è una squadra che è vero, prende spesso gol nei minuti iniziali, succede da inizio stagione, dalla prima partita di Empoli, poi dalla seconda in casa contro lo Spezia, che prendiamo gol dopo 2 minuti, dopo 1 minuto e mezzo veramente. Però ecco, si è visto già dai primi 2 o 3 minuti che la Lazio questo derby l'avrebbe perso. L'avrebbe perso. Io inizio a conoscere i miei polli, inizio a conoscere la Lazio e quindi riesco ad accorgermi che aria tira in campo. La Lazio questo derby l'ha perso appena è scesa in campo, perché al contrario della Roma, la Lazio è scesa in campo con l'atteggiamento sbagliato. Con l'atteggiamento proprio con l'atteggiamento più sbagliato non potevi scendere in campo. In una partita come questa, nel derby, perché il derby, come ho detto 2 giorni fa, non si vince con la tattica, col tiki-taka, con la tecnica, si vince con la testa e con il cuore. La Lazio non ha messo né una cosa né l'altra oggi. Non ha messo né una cosa e né l'altra. Solamente pochi giocatori, veramente pochi. E uno di questi è Pedro. Ecco, Pedro migliore in campo. Pedro migliore in campo, non supportato minimamente dal resto della squadra, dal resto dei compagni. Che hanno giocato una partita di merda, veramente. E tra poco arrivo ad Acerbi, perché tra poco arrivo ad Acerbi. Ok? La Roma chiude il derby nel giro di 30 minuti, ok? E si può permettere quindi di non giocare il secondo tempo, perché veramente la Roma. Cioè, tu hai permesso alla Roma di fare la partita che aveva sognato di fare, capito? Cioè, difendersi nel secondo tempo, non mettersi tutti dietro nel secondo tempo, tanto. La Lazio, queste sono le partite che soffre, no? Quando l'avversario si chiude. Il problema è che, appunto, proprio per questo motivo tu dovevi entrare in campo nel primo tempo. Dovevi entrare in campo nel primo tempo, dovevi iniziare subito a mordere le caviglie. E invece no. Invece no. E Acerbi, te ne devi andare. Te ne devi veramente andare. Ma non lo dico per tutto quello che è successo, Lazio-Genoa, quello che succede da mesi a questa parte. Non me ne frega niente. Te ne devi andare perché non sei più un giocatore da Lazio. Semplice. A meno che tu non mi dimostri il contrario nelle prossime e nelle ultime 9 partite, 8-9 partite, te ne devi andare. Perché un difensore così, la Lazio non ne ha bisogno di un difensore così. Cioè oggi veramente Abraham ha fatto quello che voleva. Perché? Perché veniva marcato da Acerbi. Quello che ha fatto. Il calcio d'angolo che è regalato dopo 1 minuto è qualcosa di aberrante, veramente di aberrante, ci sarebbe da tirargli le bottiglie in faccia. E poi stracoscia, perché ragazzi, qual è il discorso? Il discorso è che questi errori a me non sorprendono, non possono sorprendermi errori così commessi sempre dagli stessi. Perché un conto è se Immobile mi mangia un gol a porta vuota, allora lì mi posso sorprendere, ok? Un conto è se, non lo so, anzi Pedro entra in campo con un atteggiamento svogliato in partite così, in partite come contro la Roma, come contro il Napoli, come contro l'Inter, ok? Allora lì mi sorprendo perché non me l'aspetto da Pedro, ma in questo caso io non mi sorprendo di nulla, né dell'errore di Acerbi, né dell'errore di Stracoscia e né del primo tempo della Lazio. Non mi sorprendo veramente. Tra l'altro noi andiamo a confermare una tendenza che c'è da anni, da 4-5 anni. Vinciamo il derby, vinciamo uno dei due derby e l'altro lo perdiamo. È così, parità, proprio c'è questa parità, c'è questo equilibrio da diversi anni. Quest'anno, lo scorso anno, stesso discorso, stravinto il derby d'andata, perso il derby di ritorno. L'anno prima stesso discorso, 1-1 all'andata, 1-1 al ritorno. L'andata la Lazio la domina, il ritorno viene dominato dalla Roma. L'anno prima idem, la Roma vince il derby d'andata, la Lazio domina il derby di ritorno. È così, e anche l'anno prima.
anche l'anno prima, due derby a testa, con le semifinali di Coppa Italia ovviamente. Anche se lì c'è da essere soddisfatti, perché comunque grazie a quei due derby di Coppa Italia hai poi vinto la Supercoppa Italiana. Ma c'è questo equilibrio, da 5-6 anni. Ed è per questo che a me la sconfitta oggi, una sconfitta maturata in questa maniera, non mi lascia sorpreso. Non mi lascia sorpreso, veramente. Ho pensato in tutti i modi a come la Lazio avrebbe potuto vincere questo derby. La risposta era una: con le palle, con la testa, con il cuore. Nessuna delle tre cose sono state messe in campo dalla squadra. Si è intravisto qualcosa nel secondo tempo, favorito però anche dall'atteggiamento meno spavaldo della Roma, no? Questa è la mia analisi lucida del derby. Perché ripeto, è così che si vincono i derby, e la Roma oggi ha vinto il derby meritatamente, così, mettendoci la testa e mettendoci il cuore e mettendoci le palle. Ok? Così. Tra l'altro, tra andata e ritorno abbiamo preso 4 gol dalla Roma su calcio da fermo. Porca troia però. Veramente. Uno calcio di rigore all'andata, calcio d'angolo sempre all'andata, calcio d'angolo nuovamente al ritorno e calcio di punizione, il gol del 3-0 di Pellegrini, bellissimo tra l'altro, veramente io l'ho visto, stavo lì, stavo, bellissimo, calcio di punizione bellissimo. Però qual è il discorso? Tu non dovevi neanche farlo arrivare lì, non dovevi neanche farlo arrivare a segnare quel gol del 3-0. Ed è inaccettabile una partita così che si aspettava da una settimana e che tra l'altro Lazio ha preparato in una settimana, al contrario della Roma, è inaccettabile. Lazio che tra l'altro si è risparmiata contro il Venezia, perché l'hanno visto tutti, la Lazio si è risparmiata proprio in attesa del derby. La stessa cosa ha fatto la Roma molto probabilmente sia col Vitesse al ritorno che con l'Udinese, perché la verità è che anche la Roma si è risparmiata, ha fatto una partita davvero sottotono contro il Vitesse e rischiava infatti di andare supplementari. Ma questa è una cosa inaccettabile. La Roma che ha giocato 3 giorni fa ha fatto la partita che avete tutti visto, la Lazio invece ha avuto una settimana per prepararla e ha fatto una partita di merda. Perché queste partite vanno preparate con la testa, vanno preparate mentalmente. È incredibile, veramente. Oggi guardate la differenza tra Luca Romero e Felipe Anderson. La differenza tra i 65 minuti di Felipe Anderson, ci sarebbe proprio da prenderlo per le orecchie e dargli due schiaffi in faccia a Felipe Anderson, e la partita invece, i 25-30 minuti di Luca Romero quando è entrato. Quello è l'atteggiamento che si vuole vedere, quello è l'atteggiamento che il tifoso della Lazio vuole vedere in campo. Ed è incredibile che lo dobbiamo vedere da un 34enne come Pedro e un 17enne. Un 17enne. È incredibile che non lo vediamo da Luis Alberto, che vive il derby da 5 anni, da 5-6 anni. È incredibile che non lo vediamo dai difensori. Isai non lo voglio più vedere. Non lo voglio, ma veramente, cioè mettetemi Patrick. Guardate che cosa vi sto dicendo, mettetemi Patrick al posto di Isai. Che poi tra l'altro resta ancora inspiegabile come mai Sarri faccia giocare Isai a sinistra e Marusic a destra. Ma veramente. Cioè qui mi arrabbio con Sarri sia per questo motivo, sia perché questi derby vanno preparati mentalmente, non vanno preparati tatticamente, e si vede che Lazio non ha preparato il derby mentalmente, non l'ha fatto, anche nei tiri, nelle conclusioni in porta, nel secondo tempo poca decisione, poca cattiveria, cioè è mancato proprio questo, e mi rode veramente tanto il culo. Perché veramente preferisco perdere all'ultimo minuto. Oggi, questa settimana, tutti si aspettavano il gol della Roma all'ultimo minuto, invece dopo un minuto ci hanno segnato. Dopo un minuto, guardate un po' il calcio. Ecco, avrei preferito prendere il gol all'ultimo minuto. Perdere all'ultimo minuto. Almeno avresti fatto una partita equilibrata, giocando come hanno fatto loro, con cattiveria, con verve, con determinazione, con voglia di vincere, ok? Ditemi le cose, le mezzate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete fatto, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!